Siamo alla libreria Raffaello Alvomero e siamo in compagnia con lo scrittore Matteo Cupellaro. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Allora, è un piacere averti qui a Napoli, ma soprattutto ci devi raccontare del tuo romanzo, Abigelli, Drago e Signori Oscuri. Sì, questo romanzo mi è rimasto, diciamo, nel cuore perché è il mio primo libro, fa parte di una trilogia fantasy. E ho iniziato a scriverlo quando avevo 13 o 14 anni. Io ho sempre avuto comunque la passione per la scrittura, quindi già da piccolino avevo questa voglia comunque di inventare, creare storie. E per creare questo libro sono stato ovviamente mi sono ispirato a capolavori come Harry, io sono cresciuto con Harry Potter, come tutti voi penso, quindi Il Signore degli Anelli. E ho cercato di... sì, c'è la storia, il protagonista è il drago, Abigail, che insieme a un gruppo di amici, diciamo di compagni, deve cercare di sconfiggere queste forze del male, i signori oscuri, che si sono impossessati di alcune particolari pietre magiche con le quali cercano di dominare il mondo. Ovviamente questa è la storia in apparenza, ci sono anche molte cose dietro, come l'amicizia, l'amore. Ho cercato di metterci dei valori importanti anche per metterci un po' di realtà, pur trattandosi di un fantasy. Io ho scritto questo libro con diciamo che il target è un po' per tutti, però per avvicinare un po' di più i giovani alla lettura, comunque. Allora Matteo, c'è una frase iniziale che mi ha colpito molto, che tu scrivi: non esiste un vascello come un libro per portarci in terre lontane, né corsieri come una pagina di poesia che si impenna. Questa traversata la può fare anche un povero, tanto è frugale il carro dell'anima. Che cosa volevi dire esattamente? Che comunque ognuno di noi, secondo me, nella propria vita percorre un viaggio. Magari ognuno ha il suo, ognuno ha i propri problemi, magari i propri ostacoli. Sì, poi c'è chi magari può essere predestinato a fare grandi cose, a un destino diverso, però secondo me tutti noi nel nostro piccolo possiamo rendere questo mondo migliore. In questo libro ho cercato di rappresentare proprio questo, perché comunque c'è il protagonista che è Abigail, gira sì tutto un po' intorno a lui, però ci sono anche suoi amici, compagni, che sembrano avere un ruolo minore, come ad esempio il panda Algenzio, che è uno scienziato che fornisce delle invenzioni quando il drago è in difficoltà. E ognuno di questi personaggi ha un proprio ruolo, comunque, come si dice, da soli non si arriva da nessuna parte, invece la squadra vince sempre in qualche modo. E diciamo che i tuoi, ecco, i signori del bene in un certo senso potrebbero essere i tuoi genitori, perché in un mondo così difficile mi piace tantissimo la dedica che hai fatto all'inizio del libro a mio padre e mia madre, i miei pilastri, il mio porto sicuro, il mio coraggio, la mia sicurezza. È bello, no? Dare qualcosa ai genitori. Sì, io devo molto a loro, quindi mi hanno permesso comunque di studiare agli inizi, poi ne ho combinate anch'io come tutti, diciamo, quindi prima che... L'età dell'adolescenza. L'abbiamo un po' vissuta tutti, quindi poi però mi hanno aiutato a fare delle scelte che mi hanno portato a capire quello che volevo fare, quello che volevo essere nella vita. Qui torno al concetto dell'importanza di avere qualcuno vicino che ti sostiene, che comunque ti fa capire che puoi percorrere, puoi arrivare ai tuoi sogni cercando di, anche magari affrontando delle difficoltà, però se tieni duro puoi arrivare fino in fondo. Magari ci metti più tempo, c'è chi magari, tra virgolette, è più fortunato, ci arriva prima, però secondo me ci possiamo arrivare tutti. E soprattutto, vero, bisogna saper affrontare, come hai detto tu, ognuno di noi ha un viaggio. A volte il mare può essere burrascoso, altre volte no, può essere calmo, però non dobbiamo mai sottrarci, vero, a quello che è la vita. Assolutamente, questo è il messaggio principale che ho cercato di porre proprio in questo romanzo. La vita, e il sapersela tenere stretta è la cosa più importante, quindi con questo percorso che Abigail intraprenderà, capirà, sì, dovrà ovviamente affrontare le forze oscure, avrà delle battaglie da combattere, ma quello che arriverà a capire è
se stesso, cioè il vero viaggio sarà quello interiore, introspettivo, quello diciamo dell'anima. Allora, diamo una giusta motivazione. Allora, come abbiamo detto, questo è un libro sicuramente che tutti possono acquistare, però perché dovrebbero acquistarlo, secondo te, Matteo? Dovrebbero acquistarlo, più che acquistarlo, diciamo leggerlo, perché viverlo in qualche modo, perché in questo romanzo ho cercato di dare un messaggio di speranza, che oggi sembra un po' venire meno, alcune cose sembrano diventare un po' troppo superficiali, si crede meno in dei valori che una volta, come l'amicizia, l'amore. Spesso ho visto, anche per mia esperienza personale, che si danno un po' per scontati, invece andrebbero un po' recuperati in qualche modo e rimessi in primo piano. E poi soprattutto, anche perché tu sei un ragazzo giovane, è un buon messaggio per tanti giovani di non stare sempre al telefono, di non usare solo i cellulari, ma ecco, immergersi nella lettura è fondamentale. Sì, io ricordo quando ero bambino, ancora non c'era questo mondo social, quindi c'era ancora il tempo in cui si scendeva nelle piazzette a giocare con gli amici a pallone, quindi ci si guardava in faccia in qualche modo. Invece adesso mi capita di vedere, proprio l'altro giorno ho visto due ragazzi che vicini, però stavano entrambi chattando, si stavano salutando con il telefonino, cioè si conoscevano ma neanche un ciao di persona, quindi penso che, io spero che almeno con che un libro possa comunque far tornare la voglia anche di conoscersi, di vivere la vita che c'è fuori. Quindi oggi i social sono molto importanti, perché comunque ti permettono di essere più visibile. Ma bisogna saperli usare. Bisogna saperli usare, sì. E saper dare il giusto esempio anche ai più giovani, a quelli che alle nuove generazioni, in qualche modo. Ecco, però secondo me noi accusiamo i social, però poi fanno comunque una pubblicità pro-social. Secondo me bisognerebbe fare qualcosa in più, no? Per dare dei messaggi affinché le persone capiscono, ovviamente anche i genitori, anziché regalare il cellulare che magari stanno tranquilli, comprare dei libri. Sì, si può fare qualcosa, ma in realtà i social, se utilizzati anche per questo, per promuovere i libri stessi, comunque potrebbero essere uno strumento preziosissimo, perché i giovani ormai sono tutti lì, quindi devi cercare di, invece che combattere questa cosa, che secondo me non ha senso, perché è anche bene che ci sia un'evoluzione, in qualche modo bisogna cercare di arrivare ai giovani cercando di capire quello che pensano, quindi entrare un po' nella loro mentalità, magari proprio tramite i social, pubblicizzare anche un libro oppure anche un film, qualsiasi cosa, un evento a cui possono partecipare, e per uscire dal cosiddetto, tra virgolette, studio, dalla loro camera e vivere la vita che fuori c'è un mondo comunque meraviglioso. Allora Matteo, io ho letto la dedica ai tuoi genitori che mi ha particolarmente colpito. Ecco, ma secondo te in questo mondo dove non ci sono valori, dove ovviamente, come dicevi tu, l'amicizia è davvero difficile, e questo è il male oscuro che tu vuoi mettere in risalto nel tuo libro? Sì, l'amicizia, ovviamente l'amore, la famiglia, anche valori positivi, ma anche valori tra virgolette negativi, nel senso che ci sono i buoni, però ci sono anche i cattivi che si trovano lì non per scelta, cioè ci sono anche persone che nella vita magari si ritrovano a fare delle scelte sbagliate, però anche loro hanno la possibilità di recuperare. Quindi c'è sia il buono, ma infatti anche nel romanzo ci saranno comunque personaggi che all'inizio sembrano prendere delle vie. Vabbè, con tutti. Facciamo un cambio. Ah, ok. Vabbè. Sembrano prendere delle vie. Funziona? Prova, vai. Che sembrano prendere delle vie sbagliate, okay. Però poi si renderanno conto comunque che possono cambiare per vari eventi, diciamo, che vivono, che si trovano a vivere, e passeranno dall'altra parte in qualche modo. Quindi è bello anche, perché sì, c'è il buono, ok, che magari è più fortunato, nasce in una determinata parte del mondo,
E poi però c'è la persona più sfortunata che magari va aiutata, cioè se uno cerca di lanciare un messaggio di speranza, come ho cercato di fare io in questo romanzo, d'amore, si possono anche prendere, tirare da questa parte anche tutti, in qualche modo il più possibile. Vogliamo fare una cosa, leggiamo, dai, scegli tu. Un passo. Un passo. È un affare che non ti riguarda. Ma Apigel restò in piedi, ben piantato sulle zampe, col magma di un vulcano negli occhi. Il ritorno di Aster sembrava averlo improvvisamente risvegliato. Aster Salib? Uno dei peggiori nemici di Apigel, sì, che torna dal passato, lui lo credeva morto, invece in un punto preciso del libro tornerà a sfidarlo. Diciamo che sono i buchi oscuri che ognuno di noi hanno, che purtroppo a volte tornano e vogliono fare del male. Esatto, che uno cerca di nascondere, però poi tanto tornano da soli, prima o poi devi farci i conti. Vabbè, ma il bene è più forte del male. Sì, assolutamente, infatti in questo punto, diciamo che qui Abigail è in un momento in cui è un po' sfiduciato, quindi dice... Perché il passato gli fa più male, cioè è più forte del presente. Ha vissuto degli eventi in passato, ha fatto degli sbagli e adesso, perché lui pensava comunque di essere il prescelto, no? Tante volte si fa anche l'errore di pensare di essere perfetti, poi la prima cosa che va male... Oppure... Benvenuti nel mondo umano! Sì, il primo, anche io come tutti, certo. Il primo errore che si commette, si fa l'errore ovviamente umano, di pensare che possa finire tutto. In realtà qui Kaor va proprio per svegliarlo, dice guarda che anche se tu... e puoi aver fatto degli sbagli anche gravi, però arrenderti non servirà a restituirti quello che hai perso e soprattutto il passato non può tornare, quindi l'unica cosa che puoi fare e che è giusta da fare secondo me è andare avanti, cercare di rimediare se possibile e fare meglio. I padri adottivi credo che siano molto più di un padre, come se io credo che l'amore di un padre adottivo è più forte di uno naturale, perché a fare un figlio naturalmente non ci vuole nulla, però io credo che quando un padre adottivo adotta ha delle spalle belle larghe, ha un amore troppo grande. Sì, secondo me dona ancora più amore, perché comunque si sente in dovere, non essendo proprio suo figlio naturale, quindi dà ancora più affetto. Sai come si dice affetto a Napoli? Non lo so, si dice in tutto il mondo. Che i figli sono di chi li cresce, no? Di chi li fa. Sì, anche a Roma, sì. Ecco. È un'usanza comune, sì. O no? Sì, è vero. E questo è un altro punto che io ho cercato di utilizzare proprio per, tornando al messaggio di speranza, che comunque ci sono i momenti, è impossibile pensare che nella vita... Vabbè, ma i momenti li abbiamo tutti, altrimenti non siamo umani, no? Non siamo umani, ma quei momenti... sono fondamentali, cioè sono meglio i momenti che aiutano a crescere. Ti aiutano a crescere, a capire chi vuoi essere e dove vuoi arrivare. Sì, perché magari tu stai seguendo una strada, però succede una cosa, io credo molto nel destino, diciamo, sono molto quindi succede quella cosa. Detto che ognuno di noi ha un viaggio forse anche prestabilito. Sì, sì. Magari succede anche che tu stai seguendo quella strada, però ti succede una cosa, oppure scopri quella passione o quel qualcosa che ti fa scoprire che in realtà sei portato per altro, cioè comunque sia ti arricchisce. È perché la tua strada non è quella, poi forse anche noi sentiamo quando non è la nostra strada, magari siamo stesso noi che facciamo succedere qualcosa. Sì, e diciamo che ci sono cose che non si possono controllare, però molte cose possiamo... Leggiamo un altro passo magari, sì. Ne scegli un altro. Questo è del capitolo 7, sì. E qui ci sono Gina e Algenzio. Algenzio è il panda scienziato che aiuta sempre Abigail quando deve creare per lui delle invenzioni. Lui, a differenza, questo panda non ha poteri o magie come quasi tutti gli altri, però è comunque un personaggio all'apparenza normale, ma sarà importantissimo perché donerà forza, poi è uno scienziato che...
dimostrerà il suo valore in modi diversi, in qualche modo. E Gina, invece, la sua domestica, lavora con, diciamo, per lui da anni, quindi è come se fossero in qualche modo fratelli, insomma, padre e figlia. Gina, permettimi una domanda. Mi dica, professore. Io capisco tutto l'affetto che tu puoi nutrire per me, ma tu sei sicura di essere soddisfatta di te stessa? Nonostante tutto viviamo in affitto, ti costringo ad una vita di stenti. Sei sicura che non vorresti essere da qualche altra parte, magari vicino a qualche personaggio più ricco o qualche figura di prestigio più in evidenza? Gina guardò il professore con aria cupa e rispose: «No, professore, si sbaglia. Dopo tutti questi anni ancora non hai imparato a conoscermi. Non c'è nessun altro posto e nessun altro luogo dove vorrei essere e dove vorrei trovarmi in questo momento, se non vicino a lei». Ecco, questo segna anche un amore, fondamentalmente, vero? Un affetto che i due hanno... Valori che non esistono, come dicevamo oggi, un po' difficile trovare. Sì, in qualche modo Algenzio è uno scienziato abbastanza conosciuto, però non è questo comunque grande nome di prestigio, quindi i due vivono in qualche modo in affitto, un po' distenti, fanno fatica, quindi lui si viene in dubbio, dice: ma sei sicura che non vuoi magari stare da qualche altra parte? È anche un amore amorevole, perché si preoccupa, ovviamente. Si preoccupa, ovviamente. Invece lei risponde: guardi che io sono qui soltanto perché lo faccio, perché ci voglio stare, cioè non lo faccio per convenienza, quindi, ma perché ho un sentimento che è di affetto, di stima, e questa è la cosa più importante che deve legare comunque le persone. Quindi, diciamo, in questo libro, come dicevi tu, si ritorna a dei valori che purtroppo oggi sono un po' persi, un po' anche, come abbiamo detto, per i social, un po' perché i ragazzi anche non riescono a comunicare tra di loro, però è un libro che può leggere comunque, secondo te, un ragazzo di una certa età? Cioè, ecco, è delineata, diciamo, l'età, oppure secondo te potrebbe andare bene un po' a tutti? No, in realtà il target principale sono i giovani, però può leggerlo qualsiasi persona, anzi io sto ricevendo le soddisfazioni più grandi, sono di persone anche adulte che mi hanno scritto, che hanno letto il romanzo, è piaciuto e mi è piaciuto anche il fatto che c'è un signore di Torino che mi ha scritto: mi sono ritrovato nei personaggi e Abigail mi ha aiutato a ritrovare quel lato un po' fanciullesco che credevo di aver perso, quindi è... complimento più bello di questo, penso che... Matteo, ma alla fine il bene vince sul male oppure no? Diamo una speranza. Non diciamo tutto il libro perché bisogna acquistarlo, però vince. Diciamo che il bene riesce a vincere sul male, e però non è una soltanto la lotta bene-male. Diciamo che c'è anche una parte di male che vince su se stesso. Nel senso che sì, forse è quello più importante. Sì, c'è il male male che ci deve essere perché c'è il protagonista e l'antagonista, però mi interessava di più, quasi più del descrivere i buoni, descrivere quella parte di cattivi, tra virgolette, che però vuole farcela, quindi vuole un riscatto in qualche modo. Ricevere dei premi è sempre una bella soddisfazione, no? L'anno scorso, per quello che riguarda l'editoria, l'ha vinto Miriam Candurro, e quest'anno tu riceverai la 19esima edizione del premio Mala Femmina, questo ambito premio a Napoli, dove ovviamente ci saranno tanti artisti. Ti fa piacere questo ennesimo riconoscimento per questo libro? Sì, sono molto molto contento. Ricevere premi è sempre, come dici te, una soddisfazione. Più che altro quello che mi fa piacere che il libro comunque stia girando, che sempre più persone lo stiano leggendo, perché ok. È anche alto nella classifica degli acquisti, ho visto. Sì, sì, è stato in posizioni alte in classifica, però... Però tu già sei pronto per un prossimo, è vero? Sì, sì. Stai già lavorando. In realtà abbiamo già in cantiere, è prevista l'uscita del seguito a settembre, questo settembre. Cioè, nemmeno il tempo di goderti, è un po' così lo scrittore, ha bisogno subito, poi gli vengono le idee e deve scrivere nuovo, a te ti vengono di giorno, com'è?
Sai, i cantanti di solito di notte scrivono, invece gli scrittori... Io sono tra quelli che scriveva di notte, sì. Io scrivevo più che altro, però osservavo di giorno, osservavo, poi di sera, di notte mi mettevo lì, quando ero giovane, diciamo, perché qua non potevo farlo, che adesso non ho neanche, è più difficile, devo ritagliarmi degli spazi durante il giorno, però osservavo sia in televisione ma anche nella vita reale, no? Come quando si fa un film, diciamo, cercavo di... mi scrivevo tutto, io ho il vizio di segno tutto, mi scrivo, mi appunto tutto, anche perché altrimenti mi dimentico le cose, quindi... Beh, anche perché giustamente, visivamente, presi da tante cose, cellulari, uno dimentica, invece è giusto segnare perché così sai dove porre la tua attenzione. Ma in realtà sono sempre stato, cioè anche quando non c'erano i cellulari, adoravo proprio scrivere, sì. Duravo proprio scrivere su carta. Allora, il nostro appuntamento è alla 19ª edizione del premio Mala Femmina, che si terrà a Napoli, al Tower, a Gold Tower Hotel, e il 12 giugno. Tu ci sarai ovviamente insieme al grande Steve Norman degli Spandau Ballet, che sarà uno dei testimonial e presenterà l'evento Max Giannini.